Un derby per mettere da parte il momento negativo, e questo l'obiettivo del Festavellino e della Virtus Reiki, che si affrontano questa sera alla Pala del Mauro di Avellino per il campionato di Serie B, girone di Old Wild West. Le due squadre sono reduci da momenti differenti. La formazione irpina ha vinto la scorsa settimana sul campo della Teramo a Spicchi, mentre la formazione di Salerno è stata sconfitta sul campo di Roseto. Per quel che riguarda le formazioni, andiamo subito a leggerle con la Virtus Arechi, che scende con il numero 5 Ernesto Beatrice, con il numero 6 Riccardo Bottioni, con il numero 8 Giovanni La Quintana, con il numero 10 Massimo Peluso, con il numero 11 Alessio Donadoni, con il numero 14 Nicolò Moffa, con il numero 15 Nicolò Rinaldi, il capitano, con il numero 27 Victor Sulina, con il numero 33 Dario Zucca, con il numero 41 Mahamat Kader e con il numero 85 Marco Felice Capocotta. Allenatore Ciccio Ponticiello, che ha sostituito Giampaolo Lorenzo, ma per il neo tecnico della formazione la Virtus Arechi non è ancora arrivata una vittoria nelle tre partite giocate. Per quanto riguarda Avellino, con il numero 2 Marco Venga, con il numero 3 Matteo Carità, con il numero 7 Andrea Bianco, con il numero 8 Nicolò Petrucci, con il numero 9 Andrea Valentini, con il numero 13 Riccardo Arienti, con il numero 17 Giovanni Carenza, con il numero 18 Giacomo Eli Antonio, con il numero 21 Alessandro Marra, capitano, e con il numero 23 Donato Vitale, tecnico coach Giovanni Benedetto. Gli arbitri di questa partita sono il signor Cosimo Schena e Davide Galluzzo. Tutto pronto per la palla a due. Le squadre stanno scendendo in campo con i rispettivi quintetti. Vedremo se coach Benedetto confermerà le novità a cui abbiamo assistito nella gara di Teramo, cioè con Bianco in quintetto, sembra proprio di sì. E quindi il quintetto sarà con Donato Vitale in cabina di regia. Poi abbiamo Bianco nella posizione di guardia e nella piccola Nicolò Petrucci e sotto i tabelloni la coppia formata invece da Giovanni Carenza e Giacomo Eli Antonio. Per quel che riguarda Salerno, il quintetto partirà con il playmaker Bottioni, nella posizione di guardia invece Giovanni La Quintana. Sotto i tabelloni invece avremo Nicolò Rinaldi. Poi vediamo come sarà completato il roster, con Alessio Donadoni nella posizione di alla piccola e Zucca chiaramente nel ruolo di 5 titolare. Zucca che è stato cercato la scorsa estate da Avellino, però poi il giocatore ha deciso di accettare la proposta della Virtus Arechi Salerno. Zucca, che lo scorso anno è stato compagno di squadra di Donato Vitale alla Torrenovese, due hanno fatto grandi cose e si sono meritati la chiamata di due squadre che per ambizione vorrebbero disputare un campionato di vertice. Finora però non è stato così, anche alla luce di tante difficoltà che ci sono state. Tutto pronto per la palla 2. E Antonio Zucca, il primo possesso è vinto dalla formazione granata con Bottioni, che prende il consegnato di Rinaldi. Poi c'è l'uscita al blocco di La Quintana, il giocatore più pericoloso offensivamente della squadra di Ponticello. La penetrazione di Bottioni, lo scarico per La Quintana, il tiro da tre di Rinaldi, l'errore, c'è il rimbalzo di Avellino con Giovanni Carenza, lo schema chiamato da Donato Vitale. Aspetta il cieco per Carenza da parte di Bianco, Carenza spalla a Canestro, tira fuori per Vitale, gioca ancora due con Carenza, l'arresto del tiro di Vitale, l'errore, il rimbalzo di Dario Zucca che apre per Donadoni. La Quintana vuole giocare, aspetta il rimorchio di Zucca che poi giocherà il pick and roll con Bottioni, giocatore di mano mancina, grande talento e gestore della squadra della formazione di Ponticello, che mette a segno i primi due punti con una bella penetrazione di mano destra di Donadoni, anche un po' troppo facile questa soluzione per il giocatore con il numero 11 sulle spalle. Bella palla intanto di Bianco per Carenza, che va su forte, però non trova
il canestro, ma c'è un ostacolo regolare di un giocatore della formazione granata e poi arriva la palla persa con il fallo dello stesso Giovanni Carenza. Schema pollice chiamato da Bottioni. Ancora il consegnato con Zucca che aspetta l'uscita dal blocco di La Quintana, sul quale cerca di fare un buon lavoro Bianco. Zucca mette palla a terra, c'è lo spazio per il tiro da tre punti, l'errore, il rimbalzo è lungo, ci arriva Nicolo Petrucci che scarica per Vitale, poi Eli Antonio per nuovamente Vitale, ma c'è un fallo subito dal biondo giocatore della formazione avellinese che ha disputato un'ottima partita sul campo della Teramo a Spicchi. È stato senza dubbio il migliore della formazione di coach Benedetto, che a Teramo ha interrotto una serie negativa di partite con tre sconfitte. Rimette la palla in campo Avellino contro la zona della formazione granata. Cinque secondi per andare al tiro, deve forzare ora Eli Antonio, lo fa in questo momento cadendo all'indietro. Canestro di Eli Antonio, che pulizia da parte del numero 18, dall'altra parte transizione pessima difensiva da parte di Avellino che regala due punti facili facili alla squadra di Ponticello che conduce 4-2 quando sono passati 2 minuti e mezzo sul cronometro del primo quarto. La ricezione difficile di Petrucci che però dà una bellissima palla per Carenza, ci si attende una risposta da parte di Petrucci. Lo stesso allenatore Giovanni Benedetto in conferenza stampa venerdì ha affermato di volere di più dai giocatori maggiormente esperti, il riferimento era inevitabile verso Petrucci che fino a questo momento non ha brillato in stagione alternando poche partite di alto livello. Ancora Antonio che mette palla a terra, lo scarico per Giovanni Carenza, ribaltamento per Vitale che vuole ancora il suo lungo, perde un vantaggio di gioco, il tiro forzato di Eli Antonio, ma c'è il canestro da due punti e il canestro di Eli Antonio perché c'era il piedone sulla linea dei 6-75. Si porta in vantaggio la formazione irpina 6-4. Ancora Bottioni che chiude il palleggio, gioca ancora due con Zucca, c'è tanto spazio per Bottioni che va dentro e poi lo scarico per Zucca che sul perno si muove, non c'è una linea di passaggio pulita, la lontanissimo La Quintana, il tiro scheggia appena il ferro e buona la difesa di Avellino, non come l'attacco della Virtus Reghi Salerno che poteva fare sicuramente meglio, ma è stata brava la difesa biancoverde a negare le linee di passaggio e a mettere pressione sugli esterni della formazione salernitana. Petrucci, lo scarico buono per Eli Antonio che va dentro, altro canestro e tanti canestri nel pitturato della formazione avellinese, infatti Ponticello si arrabbia con i suoi ragazzi, chiede di chiudere l'area evitando queste conclusioni facili. Dall'altra parte però un'altra dimenticanza di Avellino che regala altri due punti a Donadoni. 8-6, 5-55 sul cronometro. Petrucci chiude il palleggio, si va a riprendere il pallone di Eli Antonio e c'è il fallo del numero 11 Donadoni e intanto coach Giovanni Benedetto che riprende Bianco che viene confermato quindi in quintetto, scelta della scorsa settimana. In questo modo il tecnico avellinese tende ad allungare le rotazioni dando anche meno peso a Amara che tra l'altro è reduce da un virus influenzale. Canestro di Giovanni Carenza con un palleggio RS tiro 10-6 per Avellino che vuole rilanciarsi in classifica, vuole farlo tornando alla vittoria alla Pala del Mauro. L'ultima gara qui ad Avellino è stata giocata il 7 di dicembre contro il Sant'Antimo dove è arrivata una sconfitta, una partita che la formazione ospite ha giocato meglio degli irpini che hanno provato nel finale a rimettere le cose a posto senza però riuscirci. 13 secondi per andare al tiro in questo nuovo possesso con Petrucci che batte in uno contro uno, poi ci trova
una linea di passaggio vitale fino in fondo. È alto cresto dal pitturato di Avellino con le acque che si aprono e si apre la difesa granata che regala altri due punti ad Avellino. 12-6, cioè pronto un cambio sullo cubo. C'è un giocatore da qui non riusciamo a riconoscere, intanto c'è il tiro da tre punti di Donatoni, errore, il rimbalzo di Eli Antonio, vitale. Bianco, scarico in angolo per Petrucci, il taglio dal lato debole di Eli Antonio che poi gioca il pick and roll con Vitale che scarica per Petrucci, buona azione di Avellino che non trova il canestro con Eli Antonio, ma tutto fatto molto bene con la penetrazione sul fondo e lo scarico per Eli Antonio che non ha trovato i due punti. Buona la difesa di Bianco sulla Quintana, c'è cioè lo spazio per Rinaldi, l'errore, il tiro era apertissimo e ci stava, il pubblico applaude, applaude soprattutto la difesa di Bianco. Adesso il tiro da tre punti di Petrucci, l'errore, il rimbalzo di Donatoni, chiede Ponticino alla sua squadra di correre, 3.45 sul cronometro, Donatoni fino in fondo, trova il corpo di carenza, poi c'è il rimbalzo di Bottioni che vuole avere un nuovo possesso, ma c'è il fallo evidente di Andrea Bianco, secondo fallo di squadra, primo fallo di Andrea Bianco. C'è un cambio, esce Rinaldi ed entra a Capocotta. La Quintana con tanto spazio viene perso dalla difesa biancoverde, c'è il rimbalzo conquistato da Donatoni, sicuramente il migliore in campo della formazione salernitana in questo primo quarto. Bottioni mette palla a terra, la perde, il recupero di Petrucci che poi prova a spingere, corre il campo Petrucci e va per il 2-1. Andrà quindi lunetta per il tiro libero aggiuntivo e prende gli applausi della panchina e del pubblico, ma c'è il time out per Ciccio Ponticello che vuole parlarci su. Avellino conduce 14-6, massimo vantaggio in questo primo quarto quando mancano 3 minuti e 17 sul cronometro. C'è stato un buon impatto iniziale da parte della formazione salernitana, poi con il passare dei minuti i biancoverdi sono ritornati in partita gestendo meglio alcuni possessi e trovando soprattutto con dei canestri facili all'interno del pitturato, muovendo bene la palla e creando vantaggio dai giochi a due e dall'uno contro uno. Salerno si è affidata alle conclusioni di Donatoni, però poi non è riuscita a ritrovare con continuità la via del canestro, così viene spiegato questo svantaggio con Cuccio Ponticello che in questo time out ha chiesto alla squadra di migliorare difensivamente perché non ha visto in modo favorevole tutti questi canestri nel pitturato concessi alla squadra biancoverde. Ritornano in campo le formazioni, ricordiamo anche i quintetti con Bottioni nel ruolo di playmaker, in guardia Vanni La Quintana, Donatoni nella piccola e sotto i tabelloni Capocotta e Zucca. Ci sarà il tiro libero da amministrare per Nicolò Petrucci che può completare quindi il gioco da tre punti. Realizza 15-6, 13-7 sul cronometro, applaude convinto coach Benedetto. Difesa zona della squadra biancoverde in uscita dal timeout, poi c'è la palla recuperata da parte di Vitale che soffia il pallone a Zucca, commette fallo ed è anche antisportivo. C'è un altro cambio con Moffa, credo, che entrerà al posto di Zucca, immagino. Potrebbe abbassare il quintetto. No, entra per un pari ruolo. Entra per Donatoni.
È vitale che amministrare questo fallo antisportivo, che potrebbe permettere alla Delfes di incrementare il vantaggio accumulato in questo primo quarto. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, Donato Vitale, che in settimana non si è allenato con continuità a causa di un virus influenzale che lo ha costretto a stare a casa fino a mercoledì. Avvino praticamente non ha fatto cambi in questi primi 10 minuti di gioco. 8 secondi per andare al tiro con Vitale che la spara dagli 8 metri e più, è il canestro di Donato Vitale, 20-6, e Salerno in grande difficoltà in questo quarto, nonostante il time out chiamato da Ciccio Monticello. La squadra non ha risposto presente, prova a dare una scossa Moffa, ma la sua tripla entra ed esce. 2:34 sul cronometro, 20-6 con Avellino che può incrementare il suo vantaggio. Andrea Bianco, il ribaltamento per Petrucci che ribalta a sua volta il pallone, c'è Vitale libero, poi va a forzare questo tiro Donato Vitale, l'errore sarà un extra pass ulteriore per Vitale. La Quintana, l'errore, si lotta al rimbalzo con Carenza che esce vincitore, può correre Avellino, la palla è per Bianco che però decide di attaccare, lo scarico per Eli Antonio, bella palla di Andrea Bianco per Giacomo Eli Antonio e si riaccoppia difensivamente Avellino come chiede coach Giovanni Benedetto. L'uscita e il cambio difensivo con Carenza che va sulla Quintana, battuto Carenza, c'è il fallo, è il secondo fallo di Giovanni Carenza e sarà tempo di un cambio probabilmente in casa avellinese. Ed entra Alessandro Marra, il capitano, al posto di Nicolò Petrucci che ha disputato un buon primo quarto reagendo un po' alle critiche che gli erano piovute addosso nelle scorse settimane. L'uscita dal blocco di Moffa e di La Quintana, La Quintana il pick and roll a scendere con Zucca, buono l'aiuto di Carenza, poi gli lascia un'autostrada Carenza e il pivot Zucca non riesce a trasformare la schiacciata in canestro, c'è il fallo di Carenza sul rimbalzo conquistato da Capocotta. Secondo fallo anche di Giovanni Carenza, precedentemente il fallo era stato fischiato a Petrucci. Coach Benedetto toglie il suo numero 17 dare spazio a Marco Venga, è stato protagonista nell'incontro disputato sul campo della Teramo Spicchi. Realizza il primo tiro libero Capocotta, 22-7, a 1 minuto e 30 del primo quarto. Realizza anche il secondo Capocotta, lunga la difesa, la formazione granata. C'è il fallo lontano dalla palla di Zucca, secondo fallo del numero 33. C'è anche cambio per Avellino, entra e fa l'esordio in partita Caridamma. Tanti applausi per Andrea Bianco che ha disputato un buon primo quarto. Libero di Antonio, pronto a entrare anche Riccardo Arienti, anche lui come il compagno di reparto Donato Vitale ha sofferto in settimana di un virus influenzale che ha colpito anche Andrea Valentini.
che lo ha molto debilitato. La Quintana, l'uno contro uno con Venga, dopo il cambio difensivo prende il fallo la Quintana e saranno tiri liberi per il giocatore pugliese, che è il miglior realizzatore della formazione salernitana con 19 punti a partita. Realizza la Quintana il primo libero. Realizza anche il secondo. Marra in palleggio marcato da Donadoni, che cerca di mettere pressione, la palla per Valentini è appena entrato in campo. Buon movimento di Valentini, l'uno contro uno contro Rinaldi, va a appoggiarsi al tabellone per due punti facili facili. Ben costruito questo momento da parte di Valentini, dall'altra parte cerca di rispondere Moffa con il tiro da lunga distanza, non entra, prova a lottare nel rimbalzo Venga, che poi perde un uomo e c'è lo spazio per Valentini, per la Quintana, il tiro da tre punti. Altro possesso offensivo di Salerno, che sta cercando a mettersi in partita. Buona la difesa di Arienti, che induce comunque all'errore la Quintana. C'è un sovrannumero che Avellino deve sfruttare, però c'è un solo tiro da poter sfruttare in quanto mancano 12 secondi al termine del quarto, e quindi vuole andare fino in fondo Avellino con Marra, che prova a giocare l'uno contro uno con Moffa. Arresto di potenza, il tiro di Marra e canestro di Alessandro Marra, 26-10. Termina qua il primo quarto di gioco, 28-10, con una super Avellino. Ma c'è Salerno che non ha dato il massimo in questi primi 10 minuti. Le facce sconcertate di coach Ponticello e di alcuni giocatori della formazione grata dicono tutto. La Quintana intanto si era attardato a parlare con gli arbitri perché voleva un fallo sull'azione offensiva precedente, in cui per la verità Arienti aveva difeso molto bene. Intanto coach Ponticello sbatte la lavagnetta per terra chiedendo ai suoi maggiore attenzione, ma la squadra salernitana in questo primo quarto ha fatto vedere davvero poco. Anche le percentuali al tiro non sono state eccellenti. Andiamo a dare uno sguardo anche a quello che è il tabellino del primo quarto, con i 10 punti di Eli Antonio, miglior marcatore dell'incontro, seguito da Vitale. Dall'altra parte ci sono i 4 di Donadoni, i 4 di La Quintana. Avellino ha tirato 5 su 6 dai liberi, 1 su 3 da 3 punti, 10 su 13 da 2, mentre Salerno 0 su 11 dalla lunga distanza. È questa la percentuale che dice tutto di questa partita fino a questo momento, assieme anche a rimbalzi, anche se a rimbalzo la formazione ospite ha conquistato 11 rimbalzi e 6 sono difensivi, con secondi possessi che però la squadra di Ponticello non ha saputo sfruttare. Pronti per il secondo quarto con due squadre che tornano sul parquet. Avellino ricomincia da Arienti, Carità, Marra, Venga e Valentini. Risponde Salerno con dovessi parlare con Luigi Genovese, io già detto Bottioni, Donadoni, Moffa, Capocotta e Rinaldi. Avellino gestisce questo primo possesso con Carità, che rimette il pallone nelle mani di Arienti, che va dentro per Valentini, che gioca ancora l'uno contro uno di energia. Valentini viene a conquistare poi anche il rimbalzo dopo il tiro sbagliato. Marra dalla lunga distanza, l'errore, ha avuto un po' troppa fretta il capitano in questa circostanza. Bottioni prova ad accelerare, va a giocare spalle a canestro con Arienti, ma c'è il fallo in attacco
voleva cercare il mismatch, ha fatto vedere evidentemente male il suo movimento agli arbitri. Da quassù è sembrato esserci un movimento con il braccio esterno per aiutarsi. L'arbitro lo ha visto e ha fischiato il fallo in attacco. Dunque arriva la terza palla persa dell'incontro per Salerno, che poi di fatto non ne ha fatto neanche tante. Arinti, che ha giocato una buona gara sul campo di Teramo, qui da un pallone difficile per Venga, che sbaglia, poi se lo va a riprendere lo spazio per Arinti, che si mette a posto con un palleggio, poi il tiro è sbagliato, conquista un altro rimbalzo Valentini, che pesta la linea, ma viene a prendersi gli applausi del pubblico, che ha apprezzato la generosità del giocatore con il numero 9 sulle spalle. Donadoi in palleggio, serve Moffa, giocatore che lo scorso anno ha vestito anche la maglia di Cassino, per poi cambiare a metà anno andando proprio a Salerno. Si gioca due sull'asse Rinaldo Moffa e poi pesca un fallo. Saranno due tiri liberi per il numero 14 della formazione salernitana. 8:44 sul cronometro, 28-10 a favore di Avellino. Realizza il primo tiro libero Moffa. Realizza anche il secondo, 28-12. Allunga la difesa la formazione ospite, che schiera in campo anche Massimo Peluso con il numero 10. Avellino con Caridà, 8-10 secondi per andare al tiro. Caridà accoppiato con Capocotta, cerca lo spazio, va in uno contro uno, il forzato di Caridà che viene sporcato, il tiro del numero 3 biancoverde, che ha cincischiato un po', poi si avventano sul pallone sia Venga che Valentini. Il tocco finale è suo e il pallone è ancora nella formazione granata, con Peluso che viene marcato da Rienti e supera in questo momento la metà campo. La palla per Capocotta, idee confuse in questo momento per entrambe le squadre, con Donadoni, cambio difensivo di Avellino, aggressività di Venga, il pallone per Peluso, il tiro, l'errore, il rimbalzo di Valentini che fa un ottimo taglio fuori, prova Avellino a correre con Caridà, il difesa a fondo di Salerno, con Avellino che quindi deve giocare contro la difesa schierata, non riesce a trovare una soluzione nei primi secondi dell'azione. La palla va dentro per Valentini, che prende posizione e guadagna altri due punti. Immarcabile nel pitturato Andrea Valentini, su posizione profonda presa, ed è arrivata anche un'altra palla recuperata con Arienti, che però non riesce a trasformare il pallone in due punti. Ribaltamento per Boffa da parte di Donadoni, il tiro di Boffa con tantissimo spazio, e c'è finalmente per Salerno il canestro dalla lunga distanza. Difesa zona per la squadra di Ponticello. Caridà, Arienti con spazio, ci prova dalla lunga distanza Riccardo Arienti, 33-15. Moffa ancora chiuso sul fondo, poi c'è lo scarico per Donadoni che di mano a destra fino in fondo va a trovare due punti facili facili. Sembra aver iniziato a giocare la squadra salernitana, trovando delle soluzioni con più continuità.
mentre Giovanni Benedetto urla perché verso i suoi giocatori, in questo caso difensori, che hanno concesso evidentemente il tecnico non ha gradito questa prenotazione che poi ha permesso a Donadoni di andare in penetrazione fino al ferro. Arienti subisce il fallo di Peluso, 33-18, 6-32 sul cronometro per chiudere il secondo quarto di gioco. Entra Ernesto Beatrice, navigato giocatore delle minors campane, che si ritrova a poter disputare questa esperienza con la maglia della formazione del presidente Renzullo. Ancora zona per coach Ponticello. La video deve riempire lo spazio che c'è in mezzo all'area e intanto Arienti prende un colpo e perde palla. Troppe palle perse per i biancoverdi, che stanno rimettendo piano piano in partita la formazione granata. E c'è il possesso per la squadra di Ponticello con Rinaldi, che serve il playmaker Beatrice, che chiama lo schema pollice. Si aspetta l'uscita di Donadoni, che mette palla a terra, attacca Varna, palla fino in fondo, altro fallo su Donadoni, che è senz'altro il good guy della squadra ospite. Subisce il fallo, Andrea Lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo, sbaglia il secondo con il rimbalzo che è ovviamente di Valentini, che fa il vuoto sotto i tabelloni. C'è un fallo evidente di Ernesto Beatrice, fischiato con un colpevole ritardo da parte del direttore di gara. Esce Moffa, ritorna in campo la Quintana, ancora la zona per la squadra ospite. Credà, tantissimo spazio, il tiro di Matteo Credà, l'errore e il rimbalzo di Valentini, che di mano sinistra va a poggiare nel canestro. Dall'altra parte la Quintana può battere uno contro uno Caridà, il fallo è di Caridà, che si prende gli improperi di coach Giovanni Benedetto. Ci sarà un cambio con Nicolò Petrucci, che è pronto a tornare sul parquet al posto, credo, proprio di Matteo Caridà. Cambio. Eh sì, proprio Caridà ad abbandonare il terreno di gioco. Ci sarà un cambio difensivo con Caridà e Petrucci, che va a prendere Donadoni, e Marra che prende la Quintana. La Quintana proprio in possesso del pallone, serve Rinaldi, la tripla di Rinaldi, 35-22. Sta cercando di mettere a posto le cose la squadra salernitana, ancora con la zona, c'è un post alto da dover occupare con grande spazio. Il tiro da tre punti di Petrucci, Nicolò Petrucci, 38-22 per il giocatore con il numero 8 sulle spalle. Prova a rispondere Salerno con la tripla di Beatrice, ma non trova il canestro, lo trova invece Capocotta, che conquista il rimbalzo e solo Soletto va a depositare il pallone nella retina. Un po' di distrazione da parte di Avellino, che ha concesso sin qui troppi rimbalzi offensivi e troppe seconde opportunità per la squadra avversaria. L'uscita dai blocchi di Arienti, che serve Valentini, che viene marcato da Donadoni, un evidente mismatch che sta sfruttando appieno il numero 9 biancoverde.
grande impatto per il ragazzo laziale. Lo scorso anno stava proprio a Salerno ed era stato anche il capitano della squadra della Virtus Arechi, con cui ha giocato per due stagioni. C'è un fallo in attacco da parte di Rinaldi. Pronti dei cambi. Bottioni tornerà sul parquet al posto di Capocotta, che ha avuto un buon impatto sulla partita. Ed esce Arienti per dare spazio nuovamente a Donato Vitale. Pronto a rientrare anche Giacomo Di Antonio. Vedremo se si darà spazio a Valentini, che in settimana non è stato benissimo e forse soffre un po' di stanchezza. Infatti esce il numero 9, che prende gli applausi convinti del pubblico di casa. ...40-24... ...4-15 sul cronometro. Marra attacca con grande energia, poi viene chiuso la difesa avversaria, la palla colpisce Venga ed arriva a Vitale. 7 secondi, c'è spazio per giocare l'uno contro uno con Rinaldi. Lo deve fare con la penetrazione fino al ferro. Donato Vitale è stato un po' messo in discussione anche lui nelle scorse settimane. Non ha offerto delle prestazioni eccellenti a Teramo, ha giocato una partita un po' incerta per alcuni tratti. Risponde intanto Rinaldi con il tiro da tre punti, 42-26, perché secondo l'arbitro il giocatore salernitano ha toccato la linea con il suo piedone quando ha scagliato il tiro dalla lunga distanza. Venga in virata, bel movimento, ma è tutto troppo facile per Avellino in certe circostanze. La palla persa di La Quintana dimostra che le cose per Salerno non stiano girando per il verso giusto. Intanto c'è un time out che permette a coach Ponticello di guardarci su e a coach Benedetto di chiedere ai suoi ragazzi di continuare a giocare allo stesso modo con grande intensità. Andiamo a vedere un poco i numeri di questa partita. Per il momento il secondo quarto lo sta comunque vincendo la squadra ospite, che ha realizzato 16 punti contro i 14 di Avellino. Il lato interessante è quello dei rimbalzi: 14 ne ha conquistati Avellino, 18 Salerno, di cui 8 sono offensivi, che hanno regalato le seconde opportunità a Salerno. E poi anche le palle perse, ce n'è una soltanto per la formazione Irpina, mentre sono 6 per Salerno. Eli Antonio si ritorna a giocare sul parquet del Mauro con Donato Vitale, che tiene il palleggio vivo, prova a servire Eli Antonio, invece no, tira dalla lunga distanza, il pallone toccato da Moffa, il rimbalzo di Rinaldi, la palla per Donadoni che attacca la difesa biancoverde, il tiro di Rinaldi, l'errore con Bottioni che viene dimenticato da tutti, e la possibilità per Salerno di avere un nuovo possesso offensivo. Il fallo di
intanto c'è il canestro di Donadoni, c'è anche il fallo del numero 2 Venga, terzo fallo di Venga. Per Salerno, che allunga la difesa. Avellino deve avere pazienza, non deve forzare, ma soprattutto deve fare più attenzione nella propria metà campo sotto i tabelloni, perché ha commesso tanti errori regalando tanti secondi possessi alla squadra avversaria, che a lungo andare potrebbe pagare. Petrucci, il pick and roll con Eli Antonio, il tiro da lunga distanza, il rimbalzo di Donadoni, il fallo di Vitale, due tiri liberi per la formazione granata. Realizza il secondo, 42-30 con Salerno, che comunque ha recuperato rispetto al 28-10 con cui si era conclusa la prima frazione di gioco. Carenza invitato ad andare sul fondo. Marra prova a giocare uno contro uno con la Quintana, l'aiuto, fa saltare il difensore Marra, bravo Alessandro Marra a trovare il canestro usando il fisico. 44-30, 1:45, fallo lontano dalla palla di Eli Antonio, che commette il primo fallo della sua partita e manderà in lunetta Rinaldi. Secondo, il rimbalzo è di Eli Antonio. Uno e 36 sul cronometro, resta da giocare per terminare il secondo quarto con Marra che va vicino alla palla persa, poi recupera il pallone, 5 secondi per andare al tiro, la pressione di Moffa su Vitale, deve inventare qualcosa Vitale, errore da lunghissima distanza sul forzato, Bottioni prova a correre Salerno per trovare un tiro facile, il passaggio forzato di Moffa era una buona idea, Bottioni non trova la palla, la trova Carenza che però la devia in fallo da fondo e quindi sarà rimessa per la formazione salernitana, che ha 17 secondi per andare al tiro. Rinaldi per Moffa, la Quintana prova a portare, poi c'è lo scarico per Bottioni che viene completamente dimenticato dalla difesa irpina e vengono regalati dei punti facili facili al playmaker della formazione salernitana. 44-32. Avellino sta andando un po' in fase alternata sia in attacco che in difesa, con Carenza che ora prova a prendere posizione proprio contro l'autore del canestro Bottioni. Il gioco a due tra Eli Antonio e Carenza, ma viene fischiato 3 secondi. Avellino aveva costruito una buona azione con un canestro facile facile, però per l'arbitro c'erano 3 secondi.
e time out quando mancano 37 secondi al termine della prima frazione di gioco, con Avellino in vantaggio 44-32. Andiamo a vedere anche quali sono i risultati che stanno maturando sugli altri campi. Cassino in vantaggio a Pozzuoli 34-31, Caserta in vantaggio sul Prove Parquet 45-43, Sala Consilina che sta superando 45-28, Pescara, Roma in vantaggio a Sant'Antimo 42-38 e Ruvo di Puglia in vantaggio con Teramo a Spicchi. Ultimo possesso per Salerno, probabilmente con la Quintana che va al tiro, l'errore, il rimbalzo di Andrea Bianco, la palla per Marra. Ci sono un paio di secondi di discrepanza sul cronometro, Avellino non potrebbe andare fino in fondo. Vediamo cosa succede con la Quintana che mette pressione a Marra, tiene il palleggio vivo, la difesa a zona con Marra che tenta l'azione personale, l'errore, il rimbalzo di Salerno con due punti che vengono falliti, ma c'è poi il canestro di il canestro valido, immagino, 44-34. Si chiude così il primo tempo, dietro dalla palla del Mauro per questo secondo tempo che vede le formazioni sul parquet con Salerno che riparte da Bottioni, Donadoni, Moffa, La Quintana e Zucca, Avellino con Vitale, Bianco, Petrucci e poi la coppia di lunghi, Carenza, Eli Antonio. C'è subito un fallo di Eli Antonio, manderà il lunetta Zucca con questo quintetto con cui è ripartito coach Ponticello. La squadra ospite è apparsa più equilibrata, ha trovato una sua conformazione che ha permesso di recuperare diversi punti ed avvicinarsi minuto dopo minuto alla squadra avellinese che ora conduce di 9. Vediamo se ridurrà ulteriormente le distanze Zucca, non lo fa perché fa 1-2, ma c'è ancora un nuovo rimbalzo offensivo che la squadra ospite ha conquistato per un secondo possesso, un secondo tiro dalla lunga distanza con Moffa che a questo punto riapre definitivamente i giochi di questo derby con Salerno che si porta sul meno 6, 44-38. L'inerzia sembra essere totalmente a favore della squadra ospite. Vitale, spazio per Bianco, lo scarico per Carenza che va in penetrazione, poi la palla arriva a Eli Antonio che viene scippato da La Quintana, la palla per Donadoni, La Quintana dalla lunga distanza può armare il suo braccio e lo fa Moffa! 2-2 di Moffa che lo scorso anno ha giocato la prima partita in maglia granata proprio contro Avellino, 44-41, tutto di nuovo in bilico. Eli Antonio si gira sul perno, Eli Antonio 44-41, più 5 Avellino, prova a rispondere ma deve dare qualcosa di più difensivamente alla formazione irpina che soprattutto al rimbalzo deve fare maggiore attenzione. Palla sporcata, tocca la coscia di La Quintana, il possesso sarà quindi di Avellino che deve darsi una svegliata, tanti troppi i rimbalzi offensivi concessi alla formazione ospite e attenzione soprattutto su Moffa che è un eccellente tiratore della lunga distanza, è un giocatore molto interessante con queste braccia lunghissime che lo rendono molto pericoloso in attacco ma soprattutto in difesa
gli consentono anche di giocare da 4 come sta facendo. La palla arriva a carenza con Petrucci che tira da lunga distanza, il tiro, l'errore, il rimbalzo è di Donadoni, sembra più viva la squadra ospite con Donadoni che si fa tutto il campo, poi trova la linea di passaggio per Moffa che ci riprova dalla lunga distanza, l'errore, il rimbalzo di Vitale, il fallo, anzi il tocco, e quindi sarà possesso per Avellino. 7.55 sul cronometro, 46-41. Intanto vi diciamo, per gli appassionati di sport e di calcio, che l'Argentina si è laureata campione del mondo nel Mondiale Qatar 2022. Partita decisa ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati con il punteggio di 3-3. Il tiro intanto di Vitale di lunga distanza, c'è il rimbalzo di Salerno che vuole correre con Zucca già dall'altra parte, si muove sul ferro, Zucca che tira il pallone fuori, poi la palla per Donadoni doveva essere per Bottioni ma viene intercettata da Petrucci, pallone per Eli Antonio che deposita la sfera nel cesto. 48-41, Avellino che dopo una fase di smarrimento prova a riprendersi, ma Avellino ha dimostrato quest'anno di essere così, una squadra molto allenante, poco continua. Zucca, il tiro da lunga distanza, il canestro, è il fallo possibile, gioco da 4 punti per Dario Zucca con il fallo di Eli Antonio che dovrebbe essere il terzo, e infatti così è, non c'è movimento in panchina, quindi coach Benedetto non prevede cambi. Probabilmente però a breve cambierà qualcosa, perché Eli Antonio è stato il miglior marcatore degli Alpini fino adesso. Limite dell'inflazione di passi per Carenza, Vitale va ad una palla persa, ci vuole un time out per Avellino. 6.44 sul cronometro, inflazione di passi di Donadoni, molto arrabbiato coach Benedetto che chiede calma al Solemaker che ha compiuto una forzatura oltre ad un passaggio sbagliato. Eli Antonio cerca una linea di passaggio per qualche compagno, aspetta il consegnato per Vitale che poi deve sfruttare questo mismatch per Eli Antonio, si gira e tira, l'errore, il rimbalzo di La Quintana. 48-44, 6-16 sul cronometro. Zucca accoppiato con nessuno praticamente, poi dall'altra parte viene dimenticato Moffa che mette il suo terzo tiro da 3 punti, 3-4. Avevamo detto nel primo quarto come la partita fosse a favore di Avellino anche per via delle percentuali dalla lunga distanza di Salerno che erano molto basse, 0-11, appena si sono rialzate la squadra salernitana si è rimessa in partita, e questo 3-4 di Moffa pesa tantissimo nell'economia e nell'inerzia di questa partita, che vede ora essere Salerno la favorita, pur Avellino rimanendo in vantaggio di un punto, ma praticamente con 6 minuti da giocare è tutto da decidere. Biancoverdi che stanno soffrendo la maggiore energia di questo quarto della squadra ospite, che ha ritrovato fiducia dopo un inizio davvero incerto. Benedetto prova a trovare la svolta in questo time out, vediamo come la squadra di casa uscirà da questo minuto di sospensione.
la palla per Vitale che chiama lo schema, la pressione costante della squadra ospite. Avellino in qualche modo con Petrucci riesce a tenere vivo il possesso, soprattutto la palla in campo per i biancoverdi. Vitale, fallo in attacco, quarto fallo di Eliantonio e ci vuole un cambio con Valentini che è pronto a ritornare sul parquet, forse tardivo, ci voleva prima. È vero che non sta benissimo Valentini, però il suo apporto in gara era stato decisivo e va recuperato numerosi rimbalzi, e fin quando c'è stato lui sul parquet il dominio sotto i tabelloni non era stato così evidente da parte della formazione ospite. Ha ritrovato colorito coach Ciccio Conticello, che vede la sua squadra fare quello che lui aveva chiesto, tiro apertissimo per Donadoni ma sbaglia, 48 a 47 per Avellino. Ricordiamo che questa è l'ultima partita del 2023, del 2022, prima della pausa. Petrucci dalla lunga distanza, entra e esce, tiro ben costruito questa volta da Petrucci. Valentini, mano sinistra, Valentini, la salvezza di Avellino in questo momento. Un giocatore importante perché ha, oltre fisicità e energia, una dimensione interna che gli altri lunghi non garantiscono. Bottioni in qualche modo per Zuccal, spazio per Bottioni che può eventualmente tirare, lo si aggiusta dalla lunga distanza con un palleggio all'estero tiro all'interno dell'arco dei 6,75. L'errore, il rimbalzo di Avellino che può provare un tiro con Petrucci ma vuole giocare il numero 8 di Avellino. Il pallone ancora nelle mani di Vitale che prova a battere la quintana, poi c'è un tocco sul volto da parte di Vitale. ...50-47... ...4-30 sul cronometro. ...8 secondi per andare al tiro con Bianco che non trova nessuna linea di passaggio, lo deve forzare, c'è il fallo di Donadoni che regala due tiri liberi ad Avellino, respira così la formazione bianco-verde. Benedetto che dice a Valentini di tagliare prima dal lato debole per farsi vedere quando la palla è in angolo sul lato opposto, in modo tale da occupare lo spazio e creare il triangolo difensivo per poi dare la palla a Carenza. Ma c'era stata la buona difesa comunque di Donadoni che aveva messo grande pressione sul possessore di palla. Bianco che sbaglia il primo libero a sua disposizione. Anche il secondo, realizza il secondo Andrea Bianco dopo aver sbagliato il primo, 4 e 10 sul cronometro, 51 a 47. Avellino che passa a zona ma ci sono tanti buchi, tanti spazi liberi, la quintana, il tiro, l'errore, il rimbalzo di Zucca che ha iniziato a giocare rispetto a quello che aveva fatto vedere nel primo tempo. Valentini sulla quintana, lo spazio per Bottioni che mette in moto Donadoni ancora con tanto spazio, il tiro, l'errore, il rimbalzo è di Valentini. Io un po' confusionaria difensivamente. Bella palla di Valentini per Bianco su questo backdoor, legge bene la situazione, merito dell'attaccante senza palla, ma bellissimo il passaggio del numero 9 bianco-verde, 53 a 47. Davvero un giocatore interessante Valentini per la categoria, considerando anche che sia molto giovane. Palla recuperata da Petrucci che legge la situazione e poi si va a sporcare il pallone dalle lunghe leve di Moffa che, come abbiamo detto, può sfruttare il vantaggio di queste braccia lunghissime. Conformazione con due lunghi ora per
Salerno. Buca, Zucca, lo spazio per Carenza che deve dare qualcosa, non prende neanche il ferro. Poi la Quintana con un tocco cerca di portarsi avanti il pallone, la palla viene recuperata da Vitale che riceve il passaggio di Petrucci, può sparare da lunga distanza, l'errore, il rimbalzo di Bottioni. Partita molto vivace in questo secondo tempo, merito di Salerno che è tornato in partita. Adesso c'è un fallo in attacco di Bottioni sotto gli occhi dell'arbitro, molto bravo Bianco che sta crescendo con la fiducia che gli viene elargita da coach Giovanni Benedetto e da tutto lo staff tecnico avellinese. C'è anche time out chiesto dal tecnico Ciccio De Monticello, l'allenatore salernitano vuole parlarci su dopo un ottimo avvio della sua formazione che si è rimessa in partita svicchiando minuto dopo minuto punti e possessi alla squadra avellinese. Biancoverdi che poi hanno saputo reagire in qualche modo riportandosi sul più 6, 53 a 47, ma la partita è apertissima. Vediamo un po' quanto sta accadendo sugli altri campi del girone D della Serie B Old Wild West. A Pozzuoli c'è Cassino che è in vantaggio 56 a 53. Caserta in vantaggio 64 a 58 con Bisceglie. Sala Consilina più 15 su Pescara 61-46. Sant'Antimo è passato a condurre sulla Luis Roma 58-56. Arruvo, il Ruvo di Puglia più 9 su Teramo Spicchi 54-45. Ed è iniziata anche la gara di Roseto tra la Leofilchem e la Didattica Industriale Corato. I padroni di casa sono in vantaggio 17-12. Il match tra Taranto e Monopoli si giocherà invece alle ore 20. E intanto Moffa con questo buon avvio di secondo tempo ha raggiunto Eli Antonio come miglior marcatore della contesa. E la palla persa di Avellino con Arienti ed è Vitale che questa volta sbaglia il passaggio per il tagliante. Lo spazio per Zucca dalla lunga distanza, il tiro, l'errore, il rimbalzo di Giovanni Carenza che cerca di correre e spingere in contropiede, ma c'è la buona transizione difensiva della formazione salernitana. Moffa quasi recupera un pallone. Vitale, brutta palla persa, poi c'è il fallo di Giovanni Carenza nel tentativo di recuperare palla, è andata anche bene perché poteva essere anche antisportivo. Terzo fallo per Giovanni Carenza. E infatti, antisportivo. 53 a 47, nella lettura arbitrale il fallo antisportivo ci può stare secondo il regolamento. Ha usato lo stesso metro nel primo quando Zucca aveva perso palla e nulla da dire, ineccepibile questo fischio. Moffa sbaglia, si scalda anche il pubblico quando mancano due minuti alla sto in questo quarto, realizza il secondo Moffa diventando il miglior marcatore dell'incontro, 15 punti per il giocatore con il numero 14 della Virtus Reggi Salerno. Altro possesso per poter ridurre il divario con Donadoni.
Ancora per l'uscita di Moffa che mette palla a terra, poi deve servire qualcuno. Il tiro di Donadoni da lunga distanza, ma c'è l'infrazione di 24 secondi della squadra salernitana con Benedetto che cerca di invitare i suoi ad una maggiore attenzione e applaude la difesa. Pronto a rientrare sul parquet Bottioni. Esce la Quintana. Petrucci, errore, e apre il contropiede di Salerno con Rinaldi, il tiro, il canestro il capitano Rinaldi, meno due per Salerno, micidiale dalla lunga distanza la formazione di Pioticello che qua va vicino al recupero del pallone. Adesso Vitale ha qualcosa da dire al compagno di squadra Valentini. Avellino non ha più un gioco offensivo fluido come avveniva nel primo tempo. C'è bisogno di cambiare qualcosa. Carenza sotto i tabelloni. Arriva quasi la palla persa. Ed è completa la palla persa da parte di Carenza. Donadoni fino in fondo. La palla recuperata da Vitale che devia il pallone in fallo laterale, però sarà rimesso da fondo se non sbado errato. Giustamente coach Benedetto rimette in campo Marra, ci vorrebbe anche un po' carità che non è al meglio della condizione fisica. Petruccio ha giocato un buon, un discreto primo tempo, nel secondo non è riuscito fino adesso ad incidere e sembra non essere ancora al top fisicamente. Rinaldi, la pressione di Carenza che ha tre falli, deve stare attento. 9 secondi per Salerno, il tiro di Rinaldi, la tripla di Rinaldi, il primo vantaggio dopo quello iniziale della formazione ospite, 54-53, poi c'è il fallo di Capocotta, quarto fallo di squadra per Salerno, dalla prossima sarà bonus e sarà rimessa laterale per Avellino che però deve obbligatoriamente dare qualche cosa in più questa sera. In questo momento difficile, 28 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Carenza, c'è un tocco con Capocotta. Poi il buon show difensivo di Rinaldi, la posizione dentro interna di Valentini che mette a segno altri due punti e subisce anche il fallo decisivo in questa gara Valentini, così come è stato anche a Teramo. C'è il cambio con Venga che prenderà il posto di Giovanni Carenza per evitare che incappi in qualche fallo che sarebbe il quarto della sua partita. Valentini, '55-54, 9 secondi per andare al tiro per Salerno che può andare fino in fondo, va a cercare il mismatch contro Vitale, Bottioni, il tiro, l'errore, il rimbalzo, Marra può andare al tiro ma non c'è tempo, termina qui il terzo quarto di gioco, 55-54 per una partita che è davvero molto avvincente questa sera alla Pala del Mauro per merito soprattutto di Salerno che è riuscita a ritornare in partita dopo
un pessimo avvio di gara che vedeva la squadra granata sotto di 18-28-10. Poi alcuni errori di Avellino e soprattutto la maggiore aggressività e incisività della squadra di Ponticello hanno riportato il team salernitano in partita, portandosi addirittura in vantaggio 54-53 dopo il 4-0 della fase iniziale. Sono per iniziare gli ultimi 10 minuti di gioco. Avellino ha 4 falli di Eli Antonio, 3 di Giovanni Carenza, e deve cercare di ritrovare anche il miglior Nicolò Petrucci, che fino a questo momento in stagione è stato piuttosto deludente perché non è riuscito a esprimersi ai livelli che si aspettava la società irpina. Andiamo a leggere un po' le percentuali da 3 punti con Salerno, che ha preso 27 tiri da lunga distanza mettendone a segno 8, ma nel primo quarto la formazione salernitana aveva tirato con 0 su 11 e migliorata senza dubbio nel corso dell'incontro. Avellino invece ha tirato molto male, 3 su 17. Un dato statistico interessante sono anche i tiri liberi, 6 su 8 per Avellino e 12 su 18 per Salerno, che è andato in diretta ben 18 volte. E poi i rimbalzi, 32 per Salerno e 25 per la formazione irpina. Salerno che ha catturato 11 rimbalzi offensivi, riprende la gara al Del Mauro per questi ultimi 10 minuti che decideranno probabilmente la contesa, con Valentini che ribalta per Marra, si accontenta del tiro Marra, lotta al rimbalzo ma il fallo è di Valentini, giusto questo fischio da parte dell'arbitro, secondo fallo per Valentini. Benedetto scongela anche Arienti e Carità, che prenderanno il posto di Vitale e Bianco, che verranno utili probabilmente nel corso di questi ultimi 9 minuti e 41 secondi. Bottioni, tiene il palleggio vivo, poi aspetta la Quintana, molto silente fino a questo momento il giocatore ex Monopoli, la pressione di Avellino, il ribaltamento per Donadoni che mette palla a terra, Donadoni in allontanamento, il tiro, il canestro di Donadoni. Ripassa in vantaggio Salerno, il punteggio cambia spesso e volentieri di testimone. Dall'altra parte c'è il fallo di Zucca. Vediamo che fallo è del lungo con il numero 33. È finito, non è Zucca! Quarto fallo. C'è un cambio. Ritorna Moffa, abbassa quindi il quintetto, la squadra salernitana. Una conformazione tattica che ha pagato tra fine secondo quarto e inizio terzo quarto, e ha permesso alla squadra di Ponticello di correre, di trovare, di allargare soprattutto il campo. E infatti il coach ha chiesto al playmaker Bottioni di correre possibilmente. 2 su 2 intanto di Valentini, cambia nuovamente proprietario la partita, seppur di un punto Avellino conduce. E Donadoni, ora te arrivo il pallone, c'è un contatto falloso con Vengamo che non viene fischiato, il body check dall'altra parte di Valentini che non serve perché la Quintana spara il tiro da lunga distanza che è da 2 punti però perché c'aveva i piedi sulla linea, e 58-57. Carità prova a rispondere, il numero 3 lo fa con una mattonata, il rimbalzo è di Salerno perché l'ultimo tocco è proprio di Valentini, che aveva tentato nuovamente
di conquistare i due punti. Vediamo anche il comportamento sempre molto interessante delle panchine, dei due allenatori. Più viva è la squadra salernitana, mentre un po' passiva quella bianco-verde. La Quintana, il fallo lontano dalla palla di Caridad, evidentissimo. Secondo fallo di Matteo Caridad, che stasera non è riuscito a dare un suo apporto consistente alla partita. Moffa, esce il tiro, Moffa! Mamma mia, che partita che sta giocando questo ragazzo. 61-57, prova a mettere la freccia a scappare la squadra salernitana. E la palla tocca il tabellone, la palla, se non sbaglio, ha toccato il tabellone. Secondo l'arbitro c'è la stoppata regolare e il tiro da tre punti di Rinaldi. L'errore, il rimbalzo è catturato da Venga. Il pubblico si accende, vorrebbe un fallo sul numero 2 biancoverde, ma viene fischiato su Arienti. Il fallo è commesso dalla Quintana. Pellino costretta a rincorrere. Persa di Avellino con il fallo di Venga, quarto fallo. Donadoni per il playmaker Bottioni, che aspetta la Quintana, che adesso giocherà numerosi possessi, marcato da Caridà. Arriva la palla persa, in qualche modo Avellino riesce a recuperarla. C'è il fallo di Caridà, di La Quintana. Terzo fallo per lui. Corna basso chiamato da Arienti. C'è la doppia uscita con Marra che ricciola, poi lo scarico per Caridà, prova il tiro Caridà, l'errore, il rimbalzo è di La Quintana. Schema 2 chiamato da Bottioni, che aspetta Moffa, incontenibile questa sera. La Quintana guarda il cronometro, il pallone va dentro per Bottioni, che vuole attaccare spalle a canestro Arienti, lo fa, poi rovesciata, tenta un tiro molto difficile, non trova il canestro Arienti. Caridà, c'è il fallo sul numero 3 della formazione avellinese. È al bonus la squadra salernitana, nel prossimo fallo sarà bonus e manderà in lunetta la squadra di casa. Fallo di Moffa, giro in lunetta per Matteo Caridà, che prova a giocare senza palla, recuperando qualche fallo che lo manderà a lunetta con questi due tiri liberi che servono da Avellino per allontanare quota 57 e avvicinarsi ai 61 punti. Di Salerno realizza il primo, Caridà sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo conquistato però dalla squadra ospite. Avvio sembra anche un po' stanca in questo frangente. Donadoni contro Venga, che tiene bene l'uno contro uno, poi lo step back di Donadoni, l'errore, il rimbalzo è di capocotta, ma si avventa Marra che recupera il pallone, deve spingere Avellino, prova a farlo Arienti.
deve andare dentro per Venga, poi c'è un contatto falloso probabilmente sul giocatore avellinese. Mettimi a posto Carità, l'errore, il rimbalzo conquistato da Motta da dietro e il fallo è di Valentini. Ci vuole un cambio, lo ha programmato il coach Benedetto, è pronto a tornare sul parquet Giovanni Carenza. Rientrato anche Nicolò Petrucci, serve una scossa alla squadra alpina. Per cui i derby sembrano stregati. Perso con Sant'Antimo 2 settimane fa, una partita difficile senza qualche giocatore, c'erano un paio di assenti. Arienti prova a mettersi in proprio, ritorna sui suoi passi. Valentini per Petrucci, 9 secondi per andare al tiro, Petrucci deve inventare qualcosa. Il pallone per Arienti, il tiro di Arienti scheggia il ferro, al rimbalzo vince la lotta Moffa che serve Bottioni, gestisce meglio anche con maggiore esperienza la squadra ospite. Moffa, il palleggio resta a tiro, l'errore, il rimbalzo di Arienti. C'è anche Eli Antonio in panchina per coach Benedetto. Marra in frazione di passi. Piuttosto evidente l'infrazione di passi di Marra. Ed ora c'è un cambio. Esce Valentini, torna in campo, gioca con Eli Antonio. La pressione difensiva di Avellino, Bottioni dietro schiena, brava a svitarsi sul perno, brava, non trova la strada del canestro. Marra per Carenza, la palla per Arienti con tanto spazio, il tiro di Arienti, Riccardo Arienti, 61 pari, time out per Salerno che ha avuto diverse opportunità per allungare il passo non riuscendole a sfruttare e adesso si è rimessa in partita Avellino con il punteggio di parità. Andiamo a leggere anche un po' i risultati dagli altri campi, vi daremo anche un aggiornamento sui numeri e le statistiche della partita del Para del Mauro. Cassino in vantaggio a Pozzuoli 66-58, Bisceglie sta perdendo sul campo di Caserta 85-71, finale a Sala Gozzinina, Sala ha vinto 84-66 contro Pescara, Sant'Antimo a Sant'Antimo, la Luis Roma in vantaggio di 2 quando mancano 6 minuti al termine, 67-65 il punteggio. Ruolo di Puglia, dominio di Ruolo di Puglia contro Saremo Spicchi 72-49, Roseto in vantaggio 37-20, direi che Roseto con un avvio piuttosto incerto ha finalmente trovato continuità. Invece qui alla Pala del Mauro il punteggio è in perfetta parità con il tabellino che vede i migliori marcatori per i biancoverdi, 14 di Eli Antonio e 14 anche di Valentini. Per Salerno ci sono i 14 di Donadoni, sicuramente il più costante della squadra di Ponticello, e Moffa con 18, 5 su 8 dalla lunga distanza per Moffa. Si ritorna a giocare per questi ultimi entusiasmanti 4 minuti di gioco. Rinaldi per Bottioni che aspetta l'uscita di Donadoni che attacca Petrucci,
un movimento un po' incerto che però consente a Bottino di recuperare il pallone. Sono due punti per il numero 6 della formazione ospite. 16 sul cronometro dei 24. Carenza, finta il tiro per Marra, il pick and roll con Eli Antonio. Marra per Arienti che deve inventare qualcosa, 4 secondi per andare al tiro, 3, 2, il forzato di Vitali, il rimbalzo è di Giovanni Carenza. La palla per Carenza, fallo l'attacco. Quarto fallo di Giovanni Carenza. Pubblico non accetta la decisione dell'arbitro per il fallo di Giovanni Carenza, però intanto il fischio è andato. Benedetto protesta vivacemente ma in maniera educata e non è a rischio tecnico, si attende l'uscita dal blocco di Moffa. Dall'altra parte c'è la Quintana, il pallone per Donadoni che batte in uno, prova a battere in uno contro uno Giovanni Carenza, la grande difesa di Avellino, comunque che va dall'altra parte con Marra che sbaglia un canestro colossale, clamoroso il canestro sbagliato da un giocatore con il numero 21 sulle spalle che in qualche modo prova a rifarsi e recupera palla su Bottioni. Parità, 63 pari, 2-32 al termine. Vince chi sbaglia meno qui in questa partita. Tanti gli errori da una parte e dall'altra in questo finale molto concitato, con Bottioni che prova ad attaccare spalle a canestro e poi c'è il fallo di Marra. Saranno due liberi per Bottioni, pronto a tornare sul parquet Vitale. Secondo libero, realizza il secondo, allunga la difesa Salerno, anzi no, ci rinuncia Moffa, ma Avellino deve far canestro, deve riportarsi in vantaggio. Carenza chiude il palleggio, Eli Antonio, Vitale, il pick and roll tra Vitale e Eli Antonio, c'è il cambio difensivo, la palla deve andare a Eli Antonio, batte uno contro uno Vitale, il suo diretto avversario, e con l'aiuto del ferro la palla va a canestro. 64, 65 a 64, deve difendere duro Avellino in questi ultimi due minuti, si mette in gioco il pubblico, 1.44 sul cronometro. Bottioni aspetta la Quintana, c'è il cambio difensivo con Vitale che si occupa del numero 8, la palla nelle mani di Donadoni che guarda il cronometro, copiato con Eli Antonio, giocherà uno contro uno, si chiude la difesa avellinese, fa un attacco con Petrucci che prende posizione, recupera questo fallo attacco, non è d'accordo coach Ciccio Ponticello, forse non ha tutti i torti, un po' incerti i fischi in questo finale della coppia arbitrale, in questo caso va a premiare Avellino che può sfruttare un altro possesso offensivo con Giovanni Carenza che prova a superare la metà campo, lo fa consegnando il pallone nelle mani di Donato Vitale che va dentro per Eli Antonio, deve attaccare Eli Antonio, Zucca che ha 4 falli, sbaglia però la scelta, Eli Antonio lo manda a quel paese, a Benedetto. Bottioni attacca Giovanni Carenza, gli va in mirata l'assist per Donadoni che senza palla si fa trovare pronto a raccogliere l'assist del compagno. 65 a 66,
palpitante questo derby. Petrucci chiude il palleggio, va verso la palla persa, non la perde perché la recupera Vitale, 8 secondi, 6 secondi, deve inventare qualcosa Vitale. In qualche modo Petrucci di tocco, per Cadalza! 67 a 66, 38 secondi al termine, non può andare fino in fondo Salerno. Si deve difendere, Avellino deve difendere e poi avrà la sospensione. Nel caso di canestro realizzato dalla formazione ospite, il cambio difensivo non c'è in questo caso. Rimane accoppiato Marra con Bottioni, la Quintana, il tiro, la Quintana! 69 a 67, non ha fatto nulla per tutta la partita Vanni la Quintana e poi ha pescato il jolly con questo tiro dalla lunga distanza che ha portato in vantaggio Salerno a 14 secondi dal termine. 69 a Virtus Arechi, 67 a Avellino, ed ora coach Benedetto cercherà di costruire questo gioco offensivo, non commetterà ovviamente fallo la formazione ospite che vorrà difendere. Vediamo poi quale scelta compirà la squadra di casa e dove batterà la rimessa. Che tripla di La Quintana, vediamo se riuscirà a rispondere Avellino. Derby davvero avvincente in quest'ultimo quarto dove le squadre hanno dato di tutto, meriterebbero di giocare altri 5 minuti, almeno lo vorrebbe, lo spera Avellino che ha in mano il possesso o del possibile pareggio o dell'eventuale vantaggio. Rimessa in campo non senza difficoltà, la palla per Vitale, il giocatore biancoverde che tenta l'uno contro uno con Moffa, 6 secondi per andare al tiro, c'è il fallo in attacco, sembrava esserci un possibile fallo in attacco con Vitale che aveva messo la mano esterna per superare Moffa, ma il fallo è stato fischiato a favore, quindi sarà giro ruletta per il numero 23. Rinaldi pronto ad entrare. Fossi coach Benedetto metterei eventualmente Valentini che al rimbalzo è molto fastidioso per gli avversari. Sbaglia Vitale, deve sbagliare a questo punto il secondo immagino per tentare di andare al rimbalzo. Lo fa, ma fa una schifezza incredibile Vitale che avrebbe dovuto prendere il ferro e invece tira una mattonata sul tabellone che praticamente consegna non solo il pallone nelle mani di Salerno ma anche la vittoria. Il pubblico si lamenta perché dice che alla squadra avevano 20 punti di vantaggio, si sono fatti recuperare perdendo anche la partita, ma l'errore di Vitale in questa circostanza è stato davvero madornale, non sappiamo che idea avesse.
c'è così l'ultimo possesso per Salerno, mancano 3 secondi alla termine di questa partita. Brava la squadra di ospite a crederci fino in fondo, anche quando si trovava sotto di 18 punti. Male invece, molto, Avellino. Fallo sulla Quintana. Sul cronometro, probabilmente sbaglierà anche il secondo per far scorrere il cronometro. C'è un'ultima chance sul cronometro per Avellino, che ha la possibilità di costruire un tiro da 3 punti per il pareggio. Due formazioni con Avellino che ci ha messo un po' più di tempo rispetto a Salerno, ha abbassato il quintetto, chiaramente Benedetto tiene in campo anche Caridà. Chiacchiera al tavolo. Valentini al posto di Caridà, perché non era stato dato il cambio. Petrucci da lontanissimo, palla persa, e vince Salerno, prima vittoria dell'era coach Ponticello. 60-67, grande gara di Moffa che ha rimesso in piedi la partita, ma i migliori in campo sono, è stato il migliore in campo assieme a Donadoni, ma l'uomo della partita poi alla fine è stato la Quintana, che ha messo dentro la tripla del vantaggio definitivo che ha chiuso i giochi, le speranze di Avellino di portare a casa questo incontro. Si chiude con una sconfitta il 2022 per la squadra di coach Benedetto, che ritornerà a giocare il 7 dicembre. Grazie e buona serata.